Siamo al Centro Culturale Exma di Cagliari per la quinta edizione del Festival Scienza, del Cagliari Festival Scienza, con Gianfrancesco Giudice, autore di Odissea nello Zepto Spazio, libro che ha presentato poco fa con grande successo di pubblico. E la domanda è quella classica: dal 2010, quando è stato scritto questo libro, a oggi, cosa è cambiato nella fisica e quali sono le prospettive future? Innanzitutto c'è stata la scoperta del bosone di Higgs il 4 luglio scorso, e questa è sicuramente la tappa più importante di cambiamento da allora. È una tappa un po' prevista, se vogliamo, perché i fisici teorici già immaginavano che un bosone di Higgs dovesse esistere. Quindi adesso gli occhi sono tutti rivolti a oltre il bosone di Higgs: che cosa c'è dopo, che cosa c'è oltre. Perché come fisici teorici siamo convinti che debba esistere qualche cosa d'altro. L'altra novità rispetto a 2 anni fa è che cosa non sappiamo, cioè il fatto che tante delle possibilità teoriche che consideravamo prima sono state escluse dagli esperimenti, perché non dobbiamo dimenticare che, anche se non raggiungono i giornali perché non è una notizia clamorosa, però il fatto che non sia stata scoperta una particella, che non sia stato scoperto un certo fenomeno, per noi è molto importante, perché ci dà la guida di come procedere. Quindi anche i risultati negativi, e ahimè ce ne sono stati tanti, sono in realtà positivi per noi per andare oltre. Ovviamente ne abbiamo ricevuti abbastanza risultati negativi, quindi speriamo che adesso ci sia un'indicazione diretta, cioè qualche nuova scoperta che ci permetta di capire non solo quali sono le strade sbagliate, ma anche di capire qual è la strada giusta. Grazie.